fra le prime anticipazioni sui nuovi palinsesti della TV di Stato da settembre, spicca il ritorno della Venier allo storico contenitore domenicale. I nuovi palinsesti Rai per la stagione TV 2018-2019 sono stati finalmente approvati ed emergono tutte le anticipazioni su quello che vedremo in onda a partire dal prossimo mese di settembre. Tante le novità che bollono in pentola, ci sarebbe lo sbarco di Alberto Angela nel prime time del sabato sera con la sua trasmissione storica Ulisse. Alberto Angela con il suo Ulisse improbabile sfida con la De Filippi. Dal prossimo settembre, infatti, Alberto Angela sarebbe il nuovo mattatore del sabato sera della rete Ammiraglia Rai con la trasmissione Ulisse, che lascerebbe Rai 3 per approdare su Rai 1. Un ciclo di 4 appuntamenti che dovrebbero andare in onda in diretta televisiva e che, in caso, dovranno vedersela con la temuta concorrenza di Tu Si Tu e Vales, lo show del sabato sera di Canale 5 curato dall'affascino di Maria De Filippi che quest'anno però sarà orfano di Mara Venier. La conduttrice veneta, infatti, ha lasciato Mediaset per ritornare di nuovo in Rai e dal prossimo settembre sarà al timone di una rinnovata edizione di Domenica in che secondo i rumors condurrà in tandem con Cristina Parodi. La Venier sarà al timone della prima parte dello show mentre la Parodi prenderà in mano le redini della seconda parte. Sempre in prime time, invece, confermata la nuova edizione di Tale Quale Show condotto da Carlo Conti mentre ad ottobre ci sarà il debutto della nuova stagione di Portobello, che sarà condotto da Antonella Clerici e andrà in onda di sabato sera. Fabio Fazio, invece, ritornerà al timone di Che Tempo Che Fa confermato nello slot serale della domenica. Le novità dei palinsesti Rai, Caterina Balivo su Rai 1, Isoardi alla prova del cuoco. Le anticipazioni sui palinsesti Rai 2018-19 rivelano che ci saranno molte novità anche in daytime. Su Rai 1 Elisa Isoardi assumerà le redini della nuova edizione della prova del cuoco dopo l'addio volontario della Clerici. Nel primo pomeriggio, invece, arriverà Caterina Balivo per condurre una nuova trasmissione in onda dalle 14 alle 16 circa. A seguire la nuova stagione della Vita in diretta verrà condotta dalla coppia formata da Tiberio Timperi e Francesca Fialdini mentre al timone dell'eredità ci sarà Flavio Insigne. Su Rai 2, invece, va segnalato il ritorno di Pechino Express in prime time e il debutto di Licia Colò con una nuova trasmissione che prenderà il posto di Voyager. In daytime, invece, detto fatto andrà avanti con Bianca Guaccero. Su Rai 3 confermati i cavalli di battaglia della rete tra cui Chi l'ha visto e Carta Bianca.